che i modelli di cielo che stiamo esaminando hanno un legame più o meno stretto con la fisica di Aristotele. Ricordate ad esempio che il modello tolemaico fu molto buono matematicamente, presenta il problema di implicare il vuoto che Aristotele nega. Lo stesso modello di Aristarco, e quindi poi quello di Copernico, implica implicitamente il vuoto, no? Perché altrimenti la Terra come si muoverà intorno al Sole? Non ci sono sfere di cristallo su cui la Terra si è incastonata. Quindi c'è un problema con la fisica di Aristotele che riguarda anche la teoria del moto, perché una delle obiezioni al modello eliocentrico è che secondo la visione aristotelica i corpi non dovrebbero cadere verticalmente ma obliquamente qualora la Terra si muovesse. Quindi per andare avanti, per capire bene in cosa è consistita la rivoluzione scientifica in quanto correzione non solo dell'approccio geocentrico ma in generale della fisica antica aristotelica, la cosa migliore è considerare questa fisica riducendola ad una tabella di principi aristotelici via via scardinati dalla fisica che studiate voi a scuola. È interessante esaminarli per capire quanto nuova e originale sia la fisica che studiate a scuola, anche se abbiamo visto che in realtà è sorta nel mondo greco in parallelo con la fisica di Aristotele, d'accordo? Questa fisica di Aristotele, che come vi accennavo è simile alla fisica di un bambino che non è ancora andato a scuola, è una fisica, come potremmo chiamarla, ingenua ed è caratterizzata da questi principi qui. Allora, innanzitutto, l'abbiamo già visto, è una fisica che ha un'immagine del mondo geocentrica, mutuata dal modello di Eudosso. Quindi, la Terra al centro, 55 sfere, sulle quali sono incardinate le 7 sfere dei 7 pianeti, 5 pianeti e solo la Luna, abbiamo già detto, e quindi già questo è un modo di guardare il mondo che sarà superato dalla visione moderna, d'accordo? Era comune anche ad altri, a Tolomeo e così via, e questo è un aspetto che dovrà essere superato. E anche se è naturale, no? Prima di andare avanti riflettiamo sulla naturalità di questo modo di pensare, cioè sul fatto che una persona normale, comune, ingenua, pensa che la Terra sia il centro dell'universo perché noi siamo qua e vediamo il cielo ruotare intorno a noi, quindi è l'approccio più spontaneo che potrebbe venire in mente. Ci rifletteremo su questo perché coloro che sostengono che la fisica, la scienza moderna, ha una forte base empirica, cioè basata sulle osservazioni e gli esperimenti, dovrebbero stare un po' attenti a non esagerare l'importanza dell'esperienza, perché è proprio la nostra esperienza a farci credere di essere al centro dell'universo. Noi facciamo esperienza di essere al centro dell'universo, in un certo senso, no? Ma invece è la ragione, il ragionamento che ci disloca da questo centro. Quindi la ragione ci porta verso la verità, cioè che noi non siamo affatto al centro, mentre l'esperienza dei sensi suggerisce che la Terra sia immobile e noi siamo al centro, no? Quindi stiamo attenti sul valore dell'esperienza nel campo della scienza. Comunque, questa è la visione di Aristotele, abbastanza ingenua, si tratta dei bambini. Poi Aristotele, come sappiamo, pensava che l'universo fosse finito, lo avete visto anche in Dante, in San Tommaso, e le motivazioni di ciò sono che tutto ciò che è perfetto per i greci è compiuto e finito. Se vi ricordate, perfino l'essere di Parmenide era finito, compiuto. Era tale che non se ne potesse raggiungere il confine, era illimitato, ma finito. Curiosamente, oggi noi siamo tornati in parte ad Aristotele, perché l'universo è molto vasto, ma si ritiene che abbia un diametro di circa 40 miliardi di anni luce, no? Vuol dire, abbastanza grande, però non infinito, abbastanza grande da non porre il problema della parallasse, no? Cioè abbastanza grande da fare sì che le stelle siano abbastanza lontane che anche se noi compiamo la rivoluzione intorno al Sole con la Terra non abbiamo un effetto di variazione di parallasse, però non infinito. E questo è interessante, è un ritorno un po' ad Aristotele, è illimitato ma finito, no? Cioè qualunque direzione ci muoviamo non siamo mai in bordo, però comunque la quantità di spazio, tempo, energia e materia dell'universo è molto grande ma è finita, almeno secondo alcune teorie, perché anche qua non è del tutto chiara la faccenda ancora oggi. Comunque, però all'epoca rompere l'idea che l'universo fosse finito nel senso che intendeva Aristotele fu una grande rivoluzione,
introdotta, come abbiamo visto, in età moderna da Giordano Bruno, ma Cusano in parte, ma anticipata anch'essa da alcuni autori antichi, un certo Seleuco e un certo Gemino. Poi un'altra cosa molto importante invece è questa, la distinzione tra il mondo celeste e il mondo sublunare, cioè tutto ciò che c'è sotto la Luna. Perché secondo Aristotele, come forse avrete sentito dire studiando Dante, non solo il mondo è finito, ma è diviso in due parti nettamente distinte. Ciò che c'è sotto la Luna, possiamo anche dire il mondo terrestre, e ciò che c'è invece al di sopra della Luna, il mondo celeste. È una distinzione molto netta e importante, perché il mondo terrestre sarebbe contraddistinto da leggi fisiche diverse da quello celeste. Il mondo terrestre sarebbe contraddistinto dai quattro elementi fondamentali di Empedocle, terra, acqua, aria e fuoco, che si combinerebbero variamente, e sarebbe un mondo complesso e soprattutto in cui avvengono fenomeni e processi irregolari rispetto ai quali non c'è una matematica in grado di comprenderli. D'accordo? Cioè, il mondo terrestre è il mondo dell'irregolarità, dell'imperfezione, di ciò che accade accidentalmente, quindi non secondo regole precise, e sarebbe quindi un mondo soggetto ad una scienza piuttosto debole, più all'opinione che alla scienza. Mentre il mondo celeste sarebbe un mondo che segue leggi matematiche inflessibili, quello studiato da Dosso. Quindi per Aristotele, quello che noi chiamiamo scienza si applica soprattutto al mondo celeste, perché quello terrestre è troppo, come posso dire, sfuggente ad una comprensione di carattere matematico. E quindi ci sono due mondi completamente diversi che obbedirebbero a leggi diverse. Il mondo celeste, lo sapete, è costituito da sfere perfette di etere, una quinta essenza, quinto elemento, quinta essenza, da cui l'espressione quinta essenza, perfetto, simile a un cristallo, incorruttibile, immutabile, qualcosa di intermedio tra la materia e le forme, no? Perché è materia ma talmente perfetta da essere quasi immateriale, e sarebbe l'etere. D'accordo? Quindi questa è una distinzione molto importante, perché la fisica moderna sarà una delle prime cose che scardinerà, no? In pensare che la Terra e i cieli sono fatti della medesima sostanza. Notate che l'idea che Terra, Luna, Cielo siano fatti la stessa cosa ha una doppia valenza. Da un lato vuol dire che i cieli sono corruttibili, Galileo, come vedremo, si renderà conto di questo scoprendo le macchie solari, i crateri lunari e tante altre cose, no? Che il cielo, visto col canocchiale, ci mostra, cioè di essere simile alla Terra, però ha anche il significato contrario, che la Terra stessa, in un certo senso, è un astro e partecipa della perfezione dei cieli. Per cui la matematica che si applicava sui cieli si può applicare benissimo alla Terra. Ricordate che il Rinascimento è Dio è ovunque nel suo luogo, quindi anche noi siamo in Dio, così come siamo di fuori di Dio, perciò la Terra partecipa sia del divino che dell'umano, sia di ciò che è perfetto che di ciò che è imperfetto, tutto partecipa di tutto, per cui la rottura della differenza tra mondo celeste e mondo sublunare non comporta che tutto diventa corruttibile, tutto diventa per certi aspetti corruttibile ma anche per altri incorruttibile. La distinzione non è più tra regioni dell'universo ma tra modi di guardare le cose, no? Per noi è vero che gli esseri viventi possono essere difficilmente comprese le loro dinamiche, sono molto sfuggenti rispetto a ciò che possono fare o non fare, però se guardiamo agli atomi di cui sono costituiti, ecco che lì abbiamo un mondo perfetto e cristallino come quello degli astri. Quindi vedete che la stessa cosa può essere vista come sfuggente e non governabile scientificamente ad un certo livello di comprensione, ad un altro invece diventa perfettamente matematizzabile, no? Quindi non è più una distinzione tra alto, basso, cielo e terra, ma tra modi di guardare le cose. E poi la teoria del moto, questo ce la confondiamo dopo, abbiamo visto che la teoria del moto molto naturale, molto ingenua, che però bisogna che sia superata per introdurre la fisica e la dinamica moderna. Misconoscimento della forza di gravità, e perché? Perché se la Terra è il centro dell'universo, naturalmente cosa accade? La Terra c'è l'universo, considerate adesso il mondo sublunare, tutto ciò che è in alto tende verso il centro della Terra perché è pesante, ciò che è leggero viceversa tende verso il cielo. La pesantezza dei corpi intrinseca, secondo Aristotele, non una forza che agisce a distanza, l'intrinseca pesantezza dei corpi
li porta o a cadere verso il basso o a muoversi verso l'alto. In particolare Aristotele, pensando ai fenomeni del galleggiamento, quindi era anche lui uno scienziato, osservava che se un corpo è più leggero del mezzo in cui si trova, tende verso l'alto, mentre se è più pesante tende verso il basso. Per cui i corpi più pesanti dell'aria tendono verso il basso, quelli più leggeri, fatti di fuoco o di gas più leggeri dell'aria, tendono verso l'alto. Un'osservazione assolutamente corretta, che faceva sì che Aristotele negasse l'esistenza della gravità. Era sufficiente postulare che i corpi avessero peso più o meno inteso. Diciamo che è molto vicino a scoprire il peso specifico Aristotele, no? Perché in base al peso specifico di un determinato corpo si può comprendere se rispetto al peso specifico dell'ambiente che lo circonda andrà verso il basso o verso l'alto. Un po' ricorda il principio di Archimede questo, no? Quindi siamo sempre lì. E questo, vedete, è scienza in un certo senso, però c'è un errore di fondo, perché si ritiene che ci sia un basso assoluto, il centro della Terra, e un alto assoluto, i cieli. È chiaro che non ha bisogno di una forza che agisce a distanza attraverso il vuoto, è sufficiente pensare che i corpi abbiano un peso intrinseco, no? Se invece il mondo fosse policentrico, ogni pianeta avesse un suo centro di gravità, è chiaro che questa teoria del peso non è più sostenibile, perché un corpo dovrebbe cadere verso il centro della Terra piuttosto che verso il centro di Venere o del Sole? Non basta solo il peso per spiegare il comportamento dei corpi, bisogna anche immaginare che ciascun pianeta eserciti una forza su questi corpi, e quindi l'eliocentrismo costringe a introdurre il principio della gravitazione, una forza che agisce a distanza, giusto? Aristotele non aveva bisogno, ma chi invece già nel mondo greco sosteneva l'eliocentrismo necessariamente aveva già introdotto, come vedremo un'altra volta, la forza di gravità. Quindi Aristotele ignora la forza di gravità, poi nega il vuoto, l'abbiamo già detto, per motivi teorici, perché il vuoto implica che c'è uno spazio all'interno del quale non c'è niente, o per essere più precisi, niente c'è. Niente c'è. Ma come può il niente esserci? Non è possibile. Parmenide lo vieta. Aristotele accetta Parmenide, si limita a dire che ciò che non è ancora quercia è quercia in potenza nel seme, ma è già quercia nel seme, è quercia in potenza e poi è quercia in atto. Ma qualcosa che non sia assolutamente inconcepibile per Aristotele, come per tutti i greci, e quindi il vuoto non è concepibile, tranne che per gli atomisti. Gli atomisti, vi ricordate, invece lo postulano per spiegare il movimento degli atomi. Perciò nega il vuoto, e questo probabilmente andrà superato in parte, perché altrimenti non si spiegano i moti né del sistema tolemaico, ma soprattutto di quello copernicano. E poi, soprattutto per quanto riguarda l'universo sublunare, Aristotele sopravvaluta i dati qualitativi rispetto a quali quantitativi. Perché? Perché se nel mondo sublunare tutto avviene in modo irregolare e non si può applicare adesso la matematica, in cosa consisterà la fisica? Io ho detto, in una sorta di geografia. Il fisico diventa una sorta di biologo, geografo, che ci racconta che ci sono fiumi più lunghi e più corti, ci sono animali che vivono nelle paludi e altri che vivono nei boschi, cioè racconta queste cose qua, il fisico, no? Alcuni libri di fisica si intitolano sugli animali, sulle parti degli animali. Noi diremmo di biologia, perché per Aristotele la natura, o physis, è tutto ciò che in qualche modo cresce, nasce, si evolve nel tempo, quindi anche la vita dei viventi soprattutto. Quindi nei libri di fisica trovate dottrine riguardanti l'anima, la vita, molto discorsive, in cui Aristotele racconta quello che osserva, c'è molta matematica, no? E questo è molto lontano da quello che noi concepiamo come fisica, ecco perché si è creduto per molto tempo che i greci fossero indietro in fisica, ma perché si cercava la fisica in libri che sono di fatto di biologia o di geografia. Aristotele poi appunto utilizza le categorie, per cui dice l'albero è verde, che so, in primavera e in estate, poi diventa rosso, la sua chioma in autunno. È vero, sì, ma è fisica questa, per Aristotele sì. Cioè racconta le cose come le osserva. Se le sue proposizioni dicono ciò che è, sono vere. Se dicessero quello che non è, sarebbero false. Per cui costruire proposizioni vere che si riferiscono a ciò che ci circonda è fare fisica per Aristotele. Capite che è un'idea di fisica che per noi non vale più, insomma.
però questa è l'idea di Aristotele che si dovete superare nel tempo. E poi l'adozione di cause finali, questo è un argomento un po' delicato, quasi tutti i libri che introducono la rivoluzione scientifica sostengono che la grande svolta di Galileo, degli scienziati dei primi del 600, è consistito nell'abolire le cause finali e spiegare tutti i fenomeni dal punto di vista meccanico, introducendo solo cause materiali ed efficienti. Vi ricordate che vi ho spiegato che nella visione aristotelica invece le cause finali hanno un grande ruolo. Vi ricordate che Aristotele criticava alcuni presocratici sostenendo che, per esempio, gli atomisti non introducevano le cause finali, ma solo materia e movimento. È vero che la fisica di oggi è molto simile a quella presocratica, nel senso che la fisica contemporanea introduce come grandezze energia, materia, fondamentalmente, quindi non studia i fenomeni sulla base di presunti scopi, no? Non si dice, per esempio, che la Terra ha l'asse inclinato di circa 23 gradi rispetto al piano dell'eclittica affinché ci possa essere l'alternanza delle stagioni, il ciclo dell'acqua e la vita possa prosperare. La mia maestra cattolica delle mie elementari mi aveva spiegato le cose in questi termini perché lei era religiosa. Pensava che Dio avesse fatto le cose in modo corretto perché noi potessimo vivere, ma è una spiegazione religiosa. Lo scienziato dice che per puro caso, per motivi meccanici non noti, la Terra ha questo asse inclinato, che ha per effetto virtualmente quello che vi dicevo, ma non c'è uno scopo, un fine, no? Che la natura aveva di permettere la vita sulla Terra. Quindi la scienza moderna è contraddistinta dal rifiuto delle cause finali. Tutto si dovrebbe spiegare in termini puramente meccanici, cioè cause efficienti e cause materiali. Questo è vero per quanto riguarda oggi, però i primi scienziati, ad esempio Galileo, soprattutto Keplero, lo stesso Leibniz, che scopriremo più avanti, ed altri, non escludevano del tutto le cause finali. Ad esempio Keplero, come vi ho accennato, spiegava le sue leggi, le famose leggi che spiegano il moto dei pianeti come moto ellittico, sulla base dell'idea che i pianeti avessero come scopo quello di avvicinarsi il più possibile al Sole, perché del Sole erano innamorati, cioè prendeva la dottrina dell'amore platonico, considerava i pianeti viventi e considerava l'attrazione gravitazionale un'attrazione nel senso amoroso del termine. E quindi vedete come ancora Keplero, a cui pure noi riconosciamo un grande valore come scienziato, ha scoperto le leggi del moto dei pianeti, quando si tratta di interpretarle, reintroduce una forma di finalismo. Quindi questo discorso è vero, che progressivamente queste cause finali vengono abbandonate, ma inizialmente i primi scienziati ancora hanno una visione in molti casi finalistica. D'accordo? Perciò è una cosa che va tenuta, come dire, sotto controllo. Però certamente Aristotele aveva una visione finalistica, cosa che poi la scienza ha abbandonato. Questa è la concezione, diciamo così, di Aristotele. Io vi ho messo quei punti che progressivamente verranno tutti quanti superati. Se non si supera questa visione è difficile passare dalla scienza antica alla scienza moderna e quindi effettuare la rivoluzione scientifica. La cosa che mi ha insegnato vivo di quel Lucio Russo è che molti di questi punti erano già stati abbandonati da molti scienziati greci, semplicemente. Quindi retrodatiamo il superamento del modello aristotelico al mondo greco. Naturalmente, siccome Aristotele e la sua scuola sono durati a lungo, nel mondo greco c'è una sorta di contrapposizione tra coloro che avevano già abbandonato questo modello, per esempio gli atomisti, Archimede e tanti altri, e quelli invece che erano ancora fedeli a questo modello. Nel Medioevo, per motivi legati anche alla religione, questo è il modello che è rimasto prevalente e che quindi si è dovuto di nuovo abbandonare in età moderna. Adesso lasciatevi dedicare gli ultimi minuti alla bellissima teoria del moto di Aristotele, perché la teoria del moto di Aristotele mi piace tantissimo. Già ne abbiamo accennato la volta scorsa, e spiegando come si muovono i corpi secondo Aristotele. Secondo Aristotele abbiamo già visto che quando un corpo si muove è perché vi si applica una forza. Quindi, quando io ho un moto di una certa velocità, è proporzionale alla forza, inversamente proporzionale alla resistenza. Falso, ma intuitivamente plausibile. Potrebbe essere un'obiezione, no? L'obiezione di Aristotele è uno scienziato, un filosofo scienziato, Guardate, non sto esercitando alcuna forza, sto solo aprendo la mia mano.
Perché il gessetto cade dall'alto verso il basso invece di rimanere attaccato alla mia mano? Perché è più pesante del mezzo che lo circonda. Nel mondo sublunare ci sono due tipi di moti naturali. Naturali vuol dire che non richiedono l'applicazione di forze, giusto? Anche nella fisica di oggi si intende così, no? Quali sono? Il moto dall'alto verso il basso dei corpi pesanti e il moto dal basso verso l'alto dei corpi leggeri. Quindi nel mondo sublunare abbiamo due moti naturali che non richiedono applicazione di forze, quello dall'alto verso il basso dei corpi pesanti e quello dal basso verso l'alto dei corpi leggeri. Infatti il gessetto cade, vedete, senza che io applichi alcuna forza, specialmente dopo che l'ho lasciato cadere. Non esiste per Aristotele una forza di gravità, abbiamo detto. Quindi se non c'è la forza di gravità, perché il gesso cade? Perché è naturale che cada. Questa teoria si può anche esprimere dicendo che è la teoria del moto verso i luoghi naturali. Ogni corpo tende verso il suo luogo naturale. Siccome abbiamo al centro la terra, al di sopra le acque, AC, al di sopra l'aria, AR, e al di sopra la sfera del fuoco, se io accendo un fuoco, vedete che le fiamme tendono verso l'alto, vogliono raggiungere il luogo naturale, cioè il più alto. Se io prendo un pallone pieno d'aria e lo cerco di cadere sott'acqua, questo qua tende a galleggiare di fuoco, perché tende verso il luogo naturale, giusto? Come il fuoco. Se io prendo un sasso e lo lascio cadere, dall'aria tende verso la terra, e così anche un pallone pieno d'acqua. Insomma, come i vari tipi di sostanze o elementi hanno un peso specifico diverso, ogni corpo, proprio per la legge del movimento legato al peso, tende verso il suo luogo naturale, questo senza bisogno che si applichi una forza. Quindi quando il pallone pieno d'aria fuoriesce da uno stagno, non c'è una forza che lo spinge, semplicemente l'aria tende verso il suo luogo naturale. Ci siamo? Quindi questi sono moti naturali. Se diamo un attimo un'occhiata ai cieli, invece il moto naturale dei cieli, non so disegnarlo, è il moto circolare uniforme. Quindi vedete, cambiano le leggi del moto. Anche se più Aristotele è un po' ambiguo, perché pensa che poi i cieli siano mossi dai rispettivi dei. Quindi c'è un dio che di fatto muove i cieli, ma li muove attraendo i cieli, non spingendoli materialmente. Quindi è un moto naturale circolare, d'accordo? Questo però riguarda i cieli, quindi lo mettiamo tra parentesi, no? Sulla Terra c'è questo moto naturale qua. Se invece io muovo un corpo, come il gessetto di cui facevo l'esempio ieri, in orizzontale, questo moto in orizzontale richiede l'applicazione di una forza che è proporzionale alla velocità finale, la quale a sua volta però è inversamente proporzionale alla resistenza che incontro, come abbiamo già visto. Questa forza è esercitata necessariamente da un essere vivente, cioè bisogna che ci sia un'anima che muova un corpo, che può essere il proprio, in questo caso, o me stesso, o un corpo inanimato che però, essendo in contatto col corpo vivente, viene mosso dal corpo vivente. Per cui da qualche parte ci deve essere un'anima motrice che può muovere per trazione o per spinta, come vuoi, con l'aratro, push and pull si direbbe, no? Quindi esistono solo movimenti violenti, dice Aristotele, che è il contrario di naturali. Quindi questi movimenti qua sono naturali, questi sono violenti, e richiedono l'applicazione di una vis, cioè di una forza, la quale deve essere prodotta da un vivente, il quale o direttamente sul proprio corpo, o direttamente attraverso altre cose, ma che deve essere a contatto, muove il corpo inanimato, per cui la forza agisce a contatto da parte di un'anima nei confronti di un oggetto inanimato, a partire dal proprio corpo, d'accordo? Che è quello che noi sperimentiamo, perché se ci pensate, quando vedete qualcosa che si muove, pensate sempre che ci sia qualcuno che l'ha mosso. Nel caso del vento si pensava al dio Eolo, o comunque a qualcuno che magari, o qualche divinità che direttamente muovesse, perciò il movimento è legato alla vita e all'anima, che tra l'altro l'anima è proprio il principio del movimento, che gli antichi, no? Animare qualcosa vuol dire muoverlo. Perciò i moti violenti richiedono un vivente che agisca a contatto con il corpo stesso, muovendo questo corpo contro ciò che naturalmente il corpo tenderebbe a fare, per cui un sasso che è già arrivato nel luogo dove dovrebbe stare tende alla quiete, no? Se io lo prendo lo posso sollevare in alto, spostare, perché sono vivo. Quindi prima osservazione:
Questa interpretazione del moto di Aristotele, se ci pensate bene, è esattamente opposta alla nostra, perché noi pensiamo che il moto di caduta sia un moto determinato da una forza, la forza di gravità è un moto accelerato e quindi non naturale, ma direi che Aristotelici violento. Invece il moto naturale uniforme non richiede di per sé, se la velocità è costante, una forza. Quindi, dal nostro punto di vista, qui potremmo avere un moto inerziale naturale, moto naturale di forma in cui non c'è l'applicazione di una forza. E invece in questo caso abbiamo la forza di gravità. Quindi notate che la nostra interpretazione del moto è quasi contraria a quella di Aristotele. Questo moto per noi è violento perché c'è l'azione della gravità, per Aristotele è naturale. Questo moto per noi è naturale, cioè non questo, ma quello di un pallone che prosegue del suo moto naturale in orizzontale dopo che uno l'ha calciato, mentre per Aristotele è violento, cioè richiede qualcuno che spinga. In quale caso ci siamo? Quindi notate quanta rivoluzione concettuale e mentale ci vuole per passare dalla meccanica di Aristotele alla nostra. A questo punto potrebbe essere tutto risolto se non ci fosse che sorge un problema. Qual è questo problema? Aristotele riesce a spiegare tutto tranne che un moto su cui si sono scervellati per secoli filosofi, scienziati greci e successivi e anche arabi, senza riuscire a dare una risposta a questo mistero. Giovanni Filopono, nella tarda antichità, e tanti altri autori medievali che non possiamo adesso approfondire, fino a Giordano Bruno, Cusano stesso e altri, si sono scervellati su una questione che in un certo senso poi risolve chiaramente Galileo e dopo di lui soprattutto Newton. E cioè la questione di spiegare il seguente moto. Siete pronti? Stiamo per fare un esperimento scientifico di portata straordinaria in cui dobbiamo riflettere su un moto assurdo e inconcepibile, su cui, vi ripeto, sono volumi alti così di gente che ha dato interpretazioni diverse perché è veramente difficile da capire. E il moto è il seguente. Siete pronti? Vediamo se mi riesce. Pronti? Ecco, attenzione, il moto in questione non è quello di caduta, ma quello in cui il gesso abbandona la mia mano e si muove verso l'alto. Ma com'è possibile una cosa del genere, in base alla teoria di Aristotele? Perché il gesso è più pesante dell'aria che lo circonda, giusto? Quindi dovrebbe cadere immediatamente verso il basso perché io non lo lascio. Io non lo sto più spingendo, l'ho spinto fino a un certo punto, poi la mia mano ha abbandonato il gesso. Non c'è un essere vivente che lo stia spingendo. L'aria è più leggera del gesso, perché dovrebbe cadere verso il basso. Quale forza misteriosa sta spingendo il gesso verso l'alto dopo io l'ho rilasciato con la mano? Quale forza? Qui si sono alternate diverse teorie. Quella di Aristotele, innanzitutto, perché Aristotele si era posto il problema, e dà la seguente brillante soluzione. Supponiamo che questa sia mia mano. L'oggetto viene lanciato verso l'alto, supponiamo una pallina. Quando abbandona la mia mano, l'oggetto sta già penetrando, diciamo, attraverso l'aria che sta di sopra l'oggetto stesso. L'aria, quindi, si muove così intorno all'oggetto, giusto? In tutte le direzioni, anche da dietro, no? Bene, queste particelle d'aria che circondano l'oggetto, quando io lo abbandono, vanno a scontrarsi nella parte più bassa dell'oggetto stesso. Queste particelle d'aria, scontrandosi l'una contro le altre, determinano una specie di esplosione, diciamo così, che continua a muovere con un certo tratto l'oggetto verso l'alto. Comunque, questa è la spiegazione di Aristotele, quindi il mezzo stesso mosso dall'oggetto che io spingevo verso l'alto, che circondando l'oggetto con una certa vorticosità, quando raggiunge la parte più bassa dell'oggetto, tutte queste particelle vanno a scontrarsi e lo spingono con un certo tratto verso l'alto. Quindi è una spinta meccanica dovuta al fatto che indirettamente è come se con la mia mano ancora lo spingesse verso l'aria, diciamo, no? È stata discussa e si è visto che non reggeva molto. E Filopono e altri autori, fino a Cusano, danno un'altra spiegazione, la teoria dell'impetus. E questa è una spiegazione interessante. Allora, la mia mano è la mano di un essere vivente. Quando io rilascio il gessetto, trasmetto il gessetto nella mia stessa vita e una forza chiamata impetus che rimane come attaccata al gessetto con un certo tratto, come se una parte della mia anima si staccasse
e desse una certa vita al gessetto fino a che a un certo punto non si esaurisce. Si chiama teoria dell'impetus, cioè una forza che viene trasmessa ad un corpo. Però la teoria dell'impetus pone molti problemi filosofici: cos'è questa forza, come fa a trasmettersi una forza, è un'anima, il corpo diventa per un tratto vivente, cioè capite che è una questione abbastanza difficile da dirimere. E la soluzione del problema qual è? Perché il gessetto si muove verso l'alto? Per inerzia. Esatto, per inerzia, bravo. Per inerzia, perché se noi fossimo nello spazio profondo, non ci fosse la Terra, io fossi un cosmonauta sulla stazione spaziale, faccio la passeggiata fuori del veicolo e lanciassi il gessetto, questo qua farebbe così, no? Fate conto che la seconda mano non ci sia, andrebbe avanti all'infinito, cioè lo comincio a mandare, non so, a 10 km all'ora con la mano, mi fermo la mano e lui continua a 5 km all'ora all'infinito senza alcun tipo di spinta, perché si muove di modo naturale uniforme, inerziale, non c'è più bisogno di forza, perché abbiamo introdotto il principio di inerzia. Succederebbe così anche qui se non fosse che la forza di gravità si oppone all'inerzia, quindi la ragione per cui ricade è il problema, non perché si muove verso l'alto. Si muove verso l'alto per inerzia, ricade verso il basso perché l'inerzia è limitata e alla fine cede la forza di gravità, perché c'è una forza che agisce. Se non ci fosse una forza dovrebbe essere gravissima verso l'alto. Per cui non c'è bisogno di spiegare perché si muove verso l'alto, c'è bisogno di spiegare perché ricade verso il basso. La forza o causa interviene nel secondo momento perché agisce come gravità, perché abbiamo il modello contrario. Se adottiamo il modello aristotelico è inesplicabile questo fenomeno. Perciò tutto questo per segnalarvi che cosa? Che come il modello geocentrico sia di Eudosso sia tolemaico presentava dei problemi, e ciò ha suscitato l'ingegno prima di Aristarco e poi di Copernico per risolverli. Perché se il modello tolemaico di Eudosso fosse stato perfetto, nessuno si sarebbe sognato di cercare un altro. Allo stesso modo, la teoria del modo di Aristotele presentava dei problemi. Ecco perché si è cercato di modificarla. Il principio di inerzia, il cui enunciato è implicito, si trova in Galileo, ma è esplicito solo in Newton, il principio di inerzia risolve in un colpo solo tanti problemi lasciati in eredità da Aristotele e dagli altri. Il problema di questo modo qua è il problema, diciamo, anche del fatto che non ci accorgiamo del moto della Terra, no? Che è una delle obiezioni al sistema eliocentrico. Quindi noi non ci accorgiamo del moto della Terra, che è molto alto, noi circa al 45° parallelo ci muoviamo a circa 1000 km all'ora. Se ci pensate, ci compreste 40.000 km, no? La nota circonferenza dove siamo noi sarà un po' più stretta. Se fosse 24.000 km, 24.000 in un'ora, no? Noi compiremmo 1.000 km, no? Perché visto che un giorno vengono compiuti, per cui circa ci muoviamo 1.000 km all'ora. A 1.000 km all'ora, ma io non mi accorgo di stare andando a 1.000 km all'ora. Immaginate se la Terra si fermasse, ci spezzeremmo tutti contro il muro. Vabbè, comunque, ci muoviamo a 1.000 km all'ora, ma nessuno se ne accorge. Per non dire del moto del sistema solare verso un altro punto, o del Sole intorno al centro della galassia. Ci muoviamo a velocità sud rispetto ad altri punti di riferimento, però è come se fossimo in piede, perché un moto parzialmente, non completamente, perché è un moto circolare, parzialmente inerziale, quindi non ce ne accorgiamo. Quindi il principio di inerzia spiega e giustifica l'eliocentrismo, che altrimenti non avrebbe spiegazione, ma anche risolve il problema, no? Lasciati irrisolti dalla teoria del moto di Aristotele. D'accordo? Però si comprende l'importanza di questo principio solo se si mette in luce come per secoli si era creduta qualcosa di completamente diverso, no? Quindi riflettete, perché in effetti apparentemente c'è un problema, ma perché adottiamo spontaneamente una fisica ingenua quando guardiamo? Pensiamo, guardate un po', che le cose si muovono perché hanno un motore, come dice la parola stessa, e non perché si muoverebbero comunque inerzialmente. Non ci viene in mente questo, no? Sapete che la palla lanciata dal calciatore, dopo che il calciatore ha lasciato la palla, continua a muoversi per inerzia, poi si ferma per l'effetto della resistenza dell'aria o dell'attrito dell'erba, del campo, se no procederebbe all'infinito.
Questo non è chiaro, perché anche il lancio della palla pone il problema del gessetto. Come fa la palla a continuare a muoversi quando non c'è nessun calciatore a spingerla? Evidentemente perché o c'è un impeto che gli è stato trasmesso, oppure, come invece pensiamo noi, per inerzia. Avete capito l'importanza della fisica di Aristotele, nel senso che quel qualcosa che dobbiamo superare per introdurci alla fisica moderna.